Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me e da Eivor. Allora, stiamo seguendo la quest, le voci di Leatherchestre. Dobbiamo trovare Ivar, che è a 158 metri. La problematica qui è che, come ci vedono i soldati, ci cazziano, nonostante il cappuccio. Quindi, ecco, cioè, ma io posso dire... Vediamo dove sta sto tizio. 85 metri. Zona di individuazione. Vediamo un po'. Innanzitutto qua c'è qualcosa. Ah, no, non è là. Sta proprio là. Sta là. Sta in questa zona qua. Ok. Allora, Damose. Che facciamo? Andiamo... Ah. Aspetta, questo facciamolo fuori. Zitto. Grazie. Ha lasciato niente, no? No. Ah, ma vediamo un po' se noi dobbiamo mettere abilità. Abbiamo sbloccato. E sì, pure i talenti. Questa l'avevamo presa. Vediamo di che si tratta. Freccia perforante. E questa potrebbe essere buona. Potrebbe essere buona. Assegna qua. E poi no, aspetta. Poi talenti. Ne abbiamo 4. Cioè, dai. Potenza 61. Allora, vediamo un po'. Dove starà questo? Come lo individuo? Soprattutto. Come lo posso individuare? Mi scusi, eh. Allora, qui c'è un tesoro. Io quasi quasi... Dunque, aspetta. Non si è accorto di niente. Sì, se n'è accorto. Oh. Scusate, ma io devo prendere quello che c'è da prendere. Posto. Qui non c'è nient'altro. Sembrerebbe di no. Che dice? Che dice? Vola su queste terre. Allora, in per di là. In per di là, quindi scendo giù e vado in per di là, eh. Qua non c'è nient'altro, no? C'è l'umbrighello. Dove cazzarola sta questo? Ah, guarda dove sta. Cioè, posso dire, eh? Meno male che mi sono messa al punto, cioè sul cucuzzolo proprio, un po' più lontano non te ci potevi mettere, eh?
Giusto in tempo, avremmo iniziato l'assalto senza di te. Ma vaffanculo. Cosa hai visto? Soldati in abbondanza, un via vai di carri. Quel viscido di Burgred è qui, ne sono certo. Le terme e quella chiesa, laggiù, vedi? Ho mandato un ricognitore a perlustrarle. Dovrebbe tornare a momenti. A Templebro hai visto Ubba e Sigurd? La moglie di Burgred era nascosta lì. Ubba l'ha riportata a Tamworth. Qualcosa non va? Mio fratello, ecco cosa. Che succede tra te e Ubba? C'è molta tensione fra di voi. Pensavo foste più simili. Tu e Sigurd andate d'accordo, non è vero? Spesso è così. Sei ancora giovane. Arriva alla mia età e vedrai. Più gli sarai vicina, più sentirai la sua puzza. Il tuo ricognitore non ritorna. O è morto o è fuggito. Dagli una possibilità. Non possiamo rischiare che ci vedano o Burgred fuggirà di nuovo. Tu resta qui e aspetta. Andrò io. Cerca indizi alle decestre su dove si è re. Ispeziona la chiesa e ispeziona le vecchie terme. Allora, innanzitutto leviamoci sto punto, se no poi ci confondiamo. Ok. Allora, andiamo prima qua. Pardon. Ok. L'indizio sta sotto. Questa era la chiesa dove abbiamo sbloccato viaggio rapido. Facciamo un ride qui. Dunque, sediamo di qua. Andiamo di qua. No, ci va là. No, non lo so. Di qua. La chiesa è ben protetta. La troverò un'altra via. Un'altra via in che senso? Scusa, Attaccheranno a vista qui. Attenzione. Attenzione. Ma che fa? Apre e chiude. Ridarò ai verdi. Hai paura. Fermati e muori. Via via. Dannata vedo. Allora, Eivor, a parte i lampi di luce, qui c'è del cibo che mangiamo instant, lì c'è una cosa che esplode. L'altro lato deve essere sbarrato. Eccola. Ma posso usare la freccia perforante? No. Devo andare dall'altra parte. Vabbè. Allora, maialino pronto per essere fatto alla brace. La cosa ci fa molto piacere. Qui mi sbaglio sempre. Va bene. Allora, aspetta un attimo. Ah, te vis. Ma perché c'ho un'altra volta lo scudo dalla parte sbagliata? Ma che... Cristoforo Colombo, ma come mai? Oddio. Allora, noi ci abbiamo l'ascia di Varin. Ok. Ed è qua lo scudo. Ok. Oh, così devo sta. Ma io non capisco. Ma che fa? Sono cambiata sola. Allora, qui così. Abbiamo tutto. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. Allora, scendiamo.
Ok, qui c'è tesoro e indizi. Hanno messo da parte parecchie scorte. Casse di cibo e di scorte. Burgred vuole combattere fino alla fine. Falciate i campi e riempite i carri. Ci sfameremo con questo cibo e ci sposteremo più velocemente possibile. Io viaggerò con i carri e mi assicurerò che raggiungano i nostri uomini senza problemi. Nel frattempo le scorte verranno sorvegliate nella chiesa e nelle terme. Mantenete l'ordine, restate vigili e attendete il mio ritorno. Ok, ira di Skadi. Di Skadi. Arco leggero. Poi lo vediamo. Ma scusa, eh. Vabbè, sempre questo, vabbè. Damose. Allora, qua che c'è? Qualche altra cosa? Non mi pare che spara flash a niente? No. Razioni al massimo. Adesso andiamo verso l'altro punto che è a 94 metri. Questo lo farei bellamente fuori da qua. Olè. Così non rompe le scatole. Poi. Anche questi. No. Vabbè. Dov'è? Chi è? Stai lì. Mazza che mira smicchiata, oh. T'hai visto? Non ti conviene. Allora, andiamo a cercare indizi qui. Queste devono essere le terme. Eh sì, mo se famo pure in bagnetto, Eivor. E chi se ne frega, vero? Così ci rilassiamo un po'. Magari facciamo anche una lauda colazione. Prima dobbiamo pensare alle provviste. Ordini di Leo. Ordini di Leo? Va. Anche il re è stanco di lui ormai. Lo dicono tutti gli uomini. Stanco? Che vuoi dire? Sei cieco. Non perde occasioni di contestare gli ordini di Burg. Non fa altro dall'arrivo dei danesi. Quello c'ha una chiave. Lì ci stanno gli indizi. Qui c'è sta robetta da prendere. Gli indizi stanno là. Ma stanno anche qua. Ok. C'è un micio. Ordini di Leofrit. Spostate il grano nelle terme e tenetelo sotto chiave finché non sarò tornato. È possibile che i contadini siano contrari, ma siate indulgenti con loro. Ci stiamo impossessando del loro sostentamento senza offrire nessuna certezza che lo riavranno. Sti infamoni. Ok. Capito sti infa... Oh oh.
Zitto, zitto! Olè. Allora. Qua. Prendiamoci la chiave. Ok. Allora, forse la porta è quella dove dobbiamo andare noi. Qui non c'è una ceppa. Io spippolo sempre in giro perché ci potrebbe essere qualche cosa, poi se la perdemo. Allora, questa è una porta. Vaie. C'è Olbert. Eivor. T'hai vista? Se siamo incontrati, ciccio? Aspetta, eh. Sei forse impazzito? Temevo fossi una di loro. Va piano. Che cosa ci fai qui? Io stavo cercando Burgred. Sei tu il ricognitore? Speravo di poter trovare Burgred e di convincerlo ad arrendersi. Ma non è a Lady Chester. E come lo sai? Ho visto Leofrit con alcuni uomini. Ho origliato. Sembra che qui si limitino ad accumulare scorte. Ma ha detto una cosa interessante. Ha dato ordini di inviare altri uomini dalla moglie di Burgred, Lady Athelswit. È a Templebro. Non più. Abbiamo attaccato il forte e riportato Athelswit a Tamworth. Lei saprà dove si nasconde Burgred. Ho sentito. Era suono di battaglia. Ivar, ti porterò fuori di qui. Dove stai andando? Conosco la strada. Passeremo dal mercato. Di qua. Aspettami che qua te fanno fuori, cretino. Olè. Sono ovunque. Stammi vicino. Stammi vicino. Che faccio? Niente. Forza. Dobbiamo andare di là, di qua, di qua. Scusate. Olè. Allora, dobbiamo andare per di qua. Aspetta, calpestiamo questo là. Ok, damose. Ma dobbiamo andare di sopra? A quanto pare dobbiamo andare di sopra. Ridurrò tutto in cenere. Ora. Tutti i soldi, muori. Due punti di talento. Attenzione. La pagherai. Avanti. Abbiamo finito? Vi aprirò il cranio. Ora. È andata? Tutto a posto? Sei ferito? Parlami. No, credo di no. Mio Dio, non volevo che finisse così. Ti avrebbero ucciso, Cheolbert. Non avevi scelta. Ora non muoverti. Dov'è il tuo re, Sassone? Dimmi dov'è. Dio, padre, concedimi la salvezza. Madò. Come fa il loro dio a trovare il tempo per rispondere a tutte queste preghiere? Sei un incosciente, Ivar. Cheolbert poteva morire. Chi sono io per impedire a un ragazzo di farsi crescere un paio di palle? Non cercare scuse. E non sei divertente. No. Non è stato Ivar a mandarmi. L'ho deciso io. Sii prudente, ragazzo.
Finché tuo padre non sarà re, sarai un nemico della Mercia, non un suo campione. Hai capito? Sì, ho capito. Bene. Ora torna a Repton finché non saremo noi a chiamarti. Non resti un po', morso di lupo? Il re non c'è, ma abbiamo di che depredare. Andrò a Tamworth. Forse Lady Athelswit avrà parole più confortanti. Quello la saluta. Vabbè, ho le voci di Ledecestre. Allora, prendete tutto. Quindi dobbiamo andare in per di là. Spostare gli equilibri. Vediamo un po' se ci possiamo arrivare col viaggio rapido. Prima mettiamoci i punticini, talento. Ok, stiamo sviluppando un po' tutto, devo dire. Allora, inventario. Noi abbiamo preso un cappuccio, se non sbaglio, sì. Vediamo un po'. Questo abbiamo preso. Abbiamo preso questo. Confronta. È meglio il nostro. Meglio il nostro. Va bene, poi abbiamo preso l'arco. Beh, devo dire che beh. Pesa pure di meno quest'altro. Vabbè, comunque insomma, stiamo giocando a normale, per cui non c'ho grosse difficoltà. Lascerei tutto così. Viaggio rapido. Un nuovo look. Alcuni pezzi di equipaggiamento. Ok, allora, la 112 metri. Il nostro bel leoncino. Vabbè, ma devo rimanere su? Ma guarda che cretina, vabbè. Non gliela fai a salire? Vabbè, niente, aspetta. Vado io, non ti preoccupa. Hola. Ecco. Ma a destinazione, no? Tocca a te. Con me non parla. Lasciala ad Eivor. Forza. Vado, eh? Il mio amico Uba è molto stanco, ma io non lo sono. Potresti dirmi dove si nasconde Burgred e farlo riposare? Mai. Muta e impassibile. Tutto per un re che si nasconde come un ratto. Troppo codardo per proteggere la sua famiglia e la sua gente. Hai sete? Mio marito fa ciò che deve per la Mercia. E non ha altra scelta, sapendo che persino gli amici potrebbero tradirlo. Ho un messaggio per Ceolwulf, il traditore. Potrà anche aver vinto la battaglia terrena, ma ha perso la guerra per la salvezza. Ceolwulf è un bravo uomo. Ho capito perché lo disprezzi. Non sono qui per parlare di Ceolwulf. Ceolwulf è un merciano che intende unire il popolo di questa terra. E posso quasi reputarlo l'unico vero merciano. Io lo disprezzo. Il futuro della Mercia sarà fondato sulle tombe dei nobili che si sono sacrificati per difendere questa terra. Più ci farai attendere, più avrai ragione. Abbiamo preso Repton, Tamworth, ora Templebro e Ledecester. Ogni nostra vittoria spegne la vostra speranza. Ma Burgred ha qualcosa che manca a voi. Il sostegno del popolo. Gente onesta e leale. Che? I Thane e la plebe di Mercia? No, no. L'unico fedele è Leofrid. E anche lui cederà. Sì, buon Leofrid.
morirà difendendo il suo re e riuscirà a mandare centinaia di voi all'inferno. Eivor, vostra grazia, non badate a me, devo solo contare i miei trofei. Oddio! I maiali devono nutrirsi, mia signora. L'unico problema è che sono insaziabili. È solo questione di tempo prima che inizino a cercare della carne fresca. E chissà quanto puzzerà la loro merda. Mio Dio! Portami fuori da qui! Ti prego! Parla e potrai farti anche un bagno caldo. Tu mi stai chiedendo di tradire mio marito. Come potrei farlo? Se non lo farai, tradirai centinaia di sudditi. Forse verrete ricordati come il re e la regina che hanno abbandonato il loro popolo. Ma la guerra avrà fine. Ceolwulf manterrà la sua promessa di pace. Hai la mia parola. L'uccellino ha cantato? Burgred si nasconde in una cripta a sud, dove i fiumi Alna e Arwi si uniscono. Una cripta? Non ditemi che non è un segno degli dèi. È un tragitto piuttosto lungo. Voi tre dovete liberare la via verso Tamworth. Dove ci vedremo? Portalo al ponte di Venonis. Da lì la strada è dritta. Se avremo problemi, ce ne occuperemo lì. Sei stato furbo a portare le teste. Per poco non rovinavi tutto. Quante volte ancora dovrò vederti dare spettacolo, Ivar? Spettacolo? Sono fatto così? Cretino. La testa calda. Soldati qui, che questa gente si renda conto di quale massacro attende il loro regno. Ah no, dobbiamo andare... Ah, cazzarola. Ah no, 249 metri. Sarebbe... Ah, qua, allora, vorremmo sbloccare questo viaggio rapido qui, fermarci a vedere che cos'è questo. Però qui c'è anche questo, vogliamo vedere prima questo, che cos'è? Vediamo, dunque, dov'è? Dov'è? 128, ah, là, ok. Vediamo un attimo, perché vorrei anche pulire la mappa, se ci riesco, insomma, magari anche se non tutto. Qualche cosina. Ma qua c'è un cavallo morto. Ah, è un... ho capito. E come lo acchiappo io quel coso? Ci devo saltare sopra? Aspetta, fammi vedere un po'. Mi sblocca i tatuaggi? Che mi sblocca? No! Corri, Eivor! No! Ma devi andare... Vabbè, niente, l'ho perso. Via. Allora, e come non detto, andiamo qua. Che qua è della. Ecco, bastava che facevi così, vedi? Perché non hai fatto niente? Vabbè. Giù. Allora, prendiamoci la cavalcatura. Non sale, bene. Damose. Penso che riprenderò il cavallo, però, eh. Mica perché non mi piace il leone, ma insomma, la cavalcatura, cioè il cavallo è un'altra cosa. What?
Allora, qui c'è qualcosa. Vediamo un po' che cos'è. Potresti correre un pochettino? Grazie. Allora, il punto è là. Qui hanno bisogno di aiuto? Come hai fatto a dimenticare la torcia? Te l'ho detto, il tetto deve bruciare perché la razzia sembri reale. Non l'ho dimenticata, dicevi che l'avresti presa tu. Dai, idiota! Devo sempre far tutto io! Quindi? Te reagisci. Ti prego, non distrarci. Stiamo cercando di risolvere un problema. Dobbiamo appiccare il fuoco alla casa. Pensa, pensa! E come hai fatto a dimenticare la torcia? Mo ce penso io. Allora, diario diario di Iva. Abbiamo il sangue di guerrieri. Io l'ho sempre saputo, ma mio fratello non ci crederà mai. Persino nostra madre in punto di morte ci raccontò di nostro padre, ma lui nega. Lo ricordo nitidamente, giaceva a terra soffocando nel sangue dopo un'eroica battaglia con una mucca e disse chiaramente con occhi di brace: tu sei un figlio di Ragnar, mio fratello quasi fosse sordo capì, tu sei un figlio di cane, no, comprenderà di essere destinato a vivere da guerriero, non da contadino, glielo mostrerò, noi siamo come nostro padre. Allora, vediamo un po' se facendo così funziona. Guarda, ci ha pensato la straniera. T'hai visto? Novellina! Dica. Chi sei? Una che vi ha dato una mano. Volevate il fuoco e ora l'avete. Ma non mi sembrate adatti a mettere in atto il vostro piano, qualunque esso sia. Ci prende per stupidi, fratello. Noi, figli di Ragnar, abbiamo tutto sotto controllo. No, non è vero. I figli di Ragnar... Le conosco, ma non avevo mai sentito parlare di stolto e più stolto. Che volete fare? Useremo quella casa per esercitarci in una razzia. L'abbiamo stipata di ricchezze per alzare la posta. Anche dei maestri razziatori come noi devono tenersi allenati. Fate presto, allora. Sì, per la gloria! Ti prego, seguici. Non voglio farlo senza che ci sia qualcuno. Vabbè. La nostra fama. I clan accorreranno implorandoci di unirci a loro. I nostri nomi riecheggeranno. Non temere, giovane novellina. Insieme so che faremo di te una grande guerriera. Ho l'impressione che non abbia molto da fare. Avanti, fratello, seguiamo il piano. Abbatti la porta con la tua forza impetuosa. Stai indietro, novellina, e osserva bene. Potresti imparare qualcosa. Sto fremendo. Tremma persino la voce. Non ci riesco. Ma che rammollito. Vabbè, faccio il giro, magari c'è un'altra apertura. Tipo qua. No. Questa non si leva. Oh. Ok. No. Ti prego. Stolto è più stolto. Ok. Allora, questo si dovrebbe spostare, però se non levo sta roba come si sposta? Devo togliere sta roba. Ma qui non si spacca niente. Ok, questi si spaccano. Allora, forse da là si esce. Da là non si entra. No, si dovrebbe entrare da qua. Ma come ci entro da qua? Perché non lo prendi questa? Ma solo lei lo sa. Ah, ecco, vedi, doveva bruciare tutto, ok. No? E qua? Ti piace? Ok, perfetto.
Non la vedo! No, no, volevamo metterla in un barile, ricordi? Ma chi l'aveva fatto? Io no! Qua non c'è una ceppa. Allora, qua, forse qua? Neanche qui! Pensate! Le sacche nell'angolo! Se non ricordo male, l'ho nascosta lì! Le sacche nell'angolo queste? Deve essere la chiave della porta. Ok. Lascia di mamma! È qui! Esci da lì! Idioti, teste di legno! Ma, teste di... ma, direi... Ok. Non sono ferita. E voi siete molto fortunati. Infatti. Furbi, vuoi dire? Devo aver preso l'ascia con me sapendo che questo babbeo l'avrebbe dimenticata. Ma non hai preso la chiave. Voi due siete utili come un martello di vetro. Me ne vado. Ok. Non curarti di tali malignità, fratello. Dobbiamo insistere. Stolto e più stolto. Va bene, allora... Perché lì c'è un... Ah, è un agguato. Allora, io direi che per oggi ci possiamo anche salutare qui. Sì. E niente, proseguiamo la prossima volta con la quest spostare gli equilibri. Nota vendicativa, vedi? Tocca farli fuori questi quando si appostano per farci gli agguati maledetti. E niente, un saluto a tutti da me e da Eivor e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, cretini. Però c'hanno una bella pagnotta di pane, posso dire? Oh, ma lì ci sta il nostro leone. Damose, posso prendere le pagnotte di pane come ricompensa?